Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, benvenuti a una puntata di RTA Sport, il consueto appuntamento con l'approfondimento dedicato al basket femminile di Serie B. Oggi parleremo di AIB Fogliano, ABF Monfalcone, Interclub Muggia, Roma, Società Ciclistica Triestina. Proviamo subito con il presentare gli ospiti di questa prima parte con Piara Mazzoli, coach dell'AIB Fogliano. Buonasera. Buonasera. E Giulia Zentilin, ala dell'ABF Monfalcone. Siamo subito quindi con coach Piara Mazzoli, una sconfitta sul parquet di Mestre che hanno influito sicuramente le molte assenze. Purtroppo sì, una sconfitta che amara, nel senso che siamo partite in 10 perché all'ultimo Dabir e Bonanno si sono influenzate e durante la partita abbiamo perso Cerigioni perché si è infortunata al ginocchio, quindi drammatico poi il finale perché quando era in campo lei eravamo avanti di 6 punti, uscita lei la squadra è andata un po' in crisi e abbiamo perso. Diciamo, fino all'uscita di Cerigioni, la squadra come si è comportata? Devo dire che avevamo la partita in mano, nel senso che alla fine del secondo quarto eravamo più uno, avevamo giocato la nostra pallacanestro subendo un po' la fisicità di Mestre. Poi entrati in campo il terzo quarto eravamo più determinati, infatti abbiamo fatto dei buoni attacchi, fino eravamo appunto più sei quando Ceri si è infortunata. Da lì in poi ci siamo un po' perse e abbiamo subito subito un parziale di 10-0, ci siamo un po' disunite e la partita è andata. Parliamo anche un attimino dell'Under 20, anche lì è notte amare. Ieri sul campo dell'UBC abbiamo perso di un punto, anche lì una partita che abbiamo iniziato bene, siamo andate subito avanti, però poi ci siamo fatte prendere, ci siamo fatte recuperare, superare e quando l'abbiamo impattata, poi per una disattenzione non siamo riuscite a portarla a casa. Una domanda così che ti faccio a bruciapelo, siamo giunti a un terzo del campionato, secondo te i valori delle squadre si sono assestati? Secondo me non ancora, anche se nella prima c'è una fascia comunque più alta delle altre, però sotto trovo che ci sono delle squadre che non sono assestate, nel senso fanno partite molto buone, partite completamente contrarie. Quindi non riesco a capire se c'è un livello unificato tra la metà e il basso. Sì, ci sono ancora dei risultati strani. Possiamo definire che il campionato è suddiviso in due tronconi, più o meno? Io direi sì, che le prime quattro formazioni, le prime 4-5 in classifica sono superiori alle altre. Veniamo quindi a Giulia Zentilin dell'ABF Monfalcone. Continua la vostra serie positiva. Siete arrivate a 6 successi consecutivi. Sì, sabato è la sesta vittoria consecutiva. Non ce l'aspettavamo, però è stata una grossa soddisfazione. Non abbiamo preso la partita sotto gamba perché dopo i risultati comunque dell'altro anno sapevamo che erano delle avversarie comunque temute e quindi abbiamo dato del nostro meglio per questa partita. Un primo quarto dove non avete lasciato segnare l'avversaria. Sì, loro secondo me non erano ancora entrate in partita perché sì, è strano finire 18-0. Noi abbiamo sfruttato al massimo i contropiedi, però loro in quel momento proprio non c'erano. Poi siete riuscite ad avere anche un buon vantaggio, sino a 25 punti, se non sbaglio. Sì, poi loro comunque hanno recuperato, noi abbiamo cercato comunque di tenere la partita dalla nostra parte, diciamo. Ogni giocatrice ha avuto i propri spazi, abbiamo formato un gruppo ancora più compatto e devo dire che i risultati si stanno vedendo. Pensavi ad un avvio così positivo da parte della tua squadra? Inizialmente avete avuto qualche difficoltà, diciamo, in trasferta, poi. Sì, nelle trasferte non siamo partite bene, però devo dire che adesso il clima sta un po' cambiando, siamo più unite e questo si vede sia fuori dal campo che in campo, penso che l'abbiamo dimostrato.
Il vostro pubblico che vi segue cosa vi dice? Vi Boh, sostiene? ovviamente sono contenti perché sì, nessuno si aspettava 6 vittorie consecutive, sono tante, comunque il campionato è lungo, è difficile, le squadre sono comunque di un certo livello, ci appoggiano in casa, sono molto numerosi e comunque ci seguono anche in trasferta. Ecco, parliamo anche un po' di te, se ci vuoi spiegare così a tua fila cestistica. Io quest'anno ho ripreso dopo un anno di stop per studi, quindi diciamo è come ricominciare da capo, mi sono dovuta ambientare nella squadra, però devo dire che non ho avuto grosse difficoltà, più o meno le conoscevo già tutte, però sì, devo dire che mi trovo bene, è un bel gruppo. Passiamo quindi parallelamente a coach Piera Mazzoli. E parliamo di una situazione che un po' coinvolge tutte le squadre della nostra zona, no? Il main sponsor. Sì, purtroppo vedo anche nel femminile di più che nel maschile l'assenza di sponsor sulle maglie per tutte le squadre. Obiettivamente il momento economico non è dei migliori, però seguire la pallacanestro femminile è comunque piacevole, quindi cerchiamo di avvicinare anche tramite questa trasmissione un po' di personaggi importanti o comunque degli sponsor perché ne abbiamo bisogno. Noi facciamo un grosso lavoro anche con le più giovani, quindi sì, appunto, c'è sempre bisogno di uno sponsor. Quindi avvicinatevi a vedere la pallacanestro femminile che è anche molto divertente. Diciamo che è un problema che riguarda forse di più le nostre zone, Sì, probabilmente riguarda più le nostre zone, è vero, perché noi giochiamo comunque in una realtà con squadre del Veneto, dove in realtà sulle magliette sono tutte appiccicate di sponsor vari, divise super belle, quindi sì, probabilmente la nostra zona è un po' più restia. Non so come risolvere questa situazione, sicuramente i miei dirigenti lo sanno più di me, se si può fare qualcosa volentieri, anche a partire appunto dalla TV. Poi appunto dicevi che quando giocavi c'era più facilità, no? Qualche anno fa, diciamo. Sicuramente sì, io ho giocato gli ultimi anni un po' in giro per l'Italia e quindi sì, si avvicinavano degli sponsor importanti al basket femminile. Io ho giocato più al sud e lì ho sempre trovato società con sponsor importanti. Passiamo quindi a Giulia Zentilin. È uscito il regolamento della seconda fase, passeranno le prime quattro, così per gioco, secondo te, quali sono quelle che hanno una marcia in più da quelle che hai visto oppure ci hai giocato contro? Ma indipendentemente dalla classifica, io ritengo che Udine sia nettamente più forte delle altre. Hanno giocatrice di qualità, sia giovane, ma comunque con molta esperienza. E credo che loro possano farcela assolutamente. Le Poi, altre tre? Muggia se la può giocare. Adesso sì, noi siamo tra le prime, ma sì, non saprei fin quanto rimane la nostra ondata di positività. Anche perché diciamo che l'obiettivo iniziale da parte della società era quello della salvezza. Sì, comunque rimane il nostro obiettivo, comunque cioè, queste vittorie le portiamo a casa, sono soddisfazioni, ma il nostro obiettivo rimane quello. Piera Mazzoli, domenica arriva, c'è il derby. Come lo sentite? Aspettative? Insomma, raccontaci un po' a 360 gradi come si vive questa settimana d'attesa di questo derby fra AIB Fogliano e ABF Monfalcone. Allora, innanzitutto è un dramma per le mie giocatrici perché sono sempre in panico, generalmente. Deve calmare Esatto, allora. figuriamoci al derby ancora di più. Poi purtroppo avremo sicuramente un'assenza importante, quella di Cerigioni, quindi ci affossiamo ancora di più. Non so cosa faremo sta settimana, andremo a pregare probabilmente per vincere il derby. No, comunque. Io sono una persona che come allenatrice si prepara molto, quindi cercheremo in settimana di trovare degli escamotage per provare a battere questa ABF, che comunque è una squadra veramente formata da giocatrici importanti, su tutti Giulia Furlan, che
per noi è incontenibile, nel senso che non abbiamo gente da accoppiare con lei perché è veramente indifendibile. Le proveremo comunque tutte, poi vedremo il risultato. Insomma, a me piacerebbe tanto vincere, te lo dico, perché sono 3 anni che alleno l'AIB, non ho mai vinto quando la BF, non si sa mai, insomma. Una domanda che è più così da battuta: come vivi da coach, da allenatrice, un derby, e come l'hai vissuto, se li hai fatti, i derby da giocatrice invece? Ma da coach sono più staccata, nel senso che riesco a vedere la partita dal di fuori, non mi faccio prendere completamente. Però che non ti fai prendere, scusa, io ti ho visto anche le altre partite, invece Allora, durante la settimana non mi mettiamola così, durante la settimana non mi faccio prendere tanto, magari poi in partita ci entro dentro completamente. Da giocatrice invece la vivevo dal campo e ero molto agitata come giocatrice, sì, lo sentivo parecchio. Bene, veniamo quindi a Giulia Zentilin. Anche per voi, appunto, il derby con l'AIB, come lo vivete? Diciamo che sulla carta siete voi le favorite. Sì, sulla carta sì, però il derby è comunque una partita a sé. È molto sentito sia dagli allenatori che dalle giocatrici, perché ormai ci conosciamo sia dentro che fuori dal campo, magari alcune giocatrici hanno anche giocato insieme. È una partita a sé, quindi diciamo non si possono fare previsioni. Hai già fatto qualche derby nella tua carriera? Nelle giovanili, che è vissuta in maniera diversa, però è sempre qualcosa. Com'è andata? Come ti sei trovata in questi derby? Diciamo che erano abbastanza alla pari, magari all'andata vincevamo noi, al ritorno loro, quindi sì, sempre tirati comunque. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa prima parte di RTA Spot. Ringraziamo Giulia Gentilin. Grazie. E ringraziamo Piera Mazzoli. Grazie, buonasera a tutti. Noi facciamo una breve pausa, diamo spazio alla televendita, ritroviamo fra qualche istante.